Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Sto facendo il portone di casa mia, ho messo le cerniere, ora vi faccio vedere nel dettaglio come le ho messe, perché il portone è grosso, quindi dobbiamo mettere con una cortezza, magari tanti di voi lo sanno, tanti no, ora vi faccio vedere. Ora nel portone devo andare a mettere due paletti incassati per tenere ferma ovviamente l'anta fissa. Questa lavorazione la andiamo a vedere insieme. Detto questo, iscriviti al canale, perché qua su quel canale lì si impara davvero. E novità, abbiamo aperto il terzo anno di scuola di falegnameria, quindi vi aspetto tutti per imparare sempre cose nuove. Detto questo, andiamo a vedere intanto come ho messo le aluba, le cerniere sul mio portone, e poi a vedere come incassare i paletti sull'anta fissa. Come detto ragazzi, il portone è grande, ma grande, è 130 di larghezza, scusate, per 2,40 di altezza. Allora, cosa succede? Quando facciamo questi lavori qua, il peso, la parte alta, è soggetta a scendere in punta. Quindi cosa ho fatto io? Nella parte alta ho messo doppia cerniera a una distanza di circa 30 cm, perché così la punta della mia finestra, questo è l'alto, vedete? Più difficilmente scenderà avendo doppia cerniera, e queste cerniere sono da 14 e vi garantisco ragazzi che per girarle, per avvitarle, sono diventato matto. Poi ne ho messa una ovviamente al centro e una sotto. Ovviamente questa lavorazione, questa è l'anta mobile, l'altra è l'anta fissa. Come potete vedere, anche dall'altra parte abbiamo doppia cerniera sopra. Poi abbiamo quella centrale e quella sotto. Questa cosa qua è fondamentale per la durata dell'anta, per far sì che col tempo difficilmente, quasi impossibile, che essa scenda. Fatto questo, andiamo a vedere come mettere i paletti nell'anta fissa. Allora ragazzi, il portoncino è veramente alto. Ok, ora noi apriamo e andiamo a sganciare l'anta fissa, perché sull'anta fissa, come detto, dobbiamo andare a inserire i paletti. Allora ragazzi, il paletto in questione sono i paletti, quelli da incasso della AGB con paletto estraibile. Ok, quindi ora questo paletto dobbiamo andare a incassare su questa battuta più o meno al centro, ok? Io quando faccio questo tipo di lavorazione cosa faccio? Lascio sempre fuoriuscire quel mezzo millimetro il paletto rispetto all'anta, per due motivi. Primo, perché se lo metto proprio a filo non ci riesco mai a metterlo perfettamente a filo, anche perché è leggermente stondato il paletto, quindi vado a rischio di metterlo poi troppo sottomesso. E seconda cosa, perché poi qua ci andrà ancora la vernice, ok? Quindi quel mezzo millimetro me lo ruba la vernice, e poi quando lo andiamo a montare a lavoro finito dovrebbe rimanere praticamente a filo. Nella parte bassa monterò un paletto da 30 cm, perché comunque ho facilità di gancio e sgancio. Nella parte superiore invece monterò un paletto da 50 cm, perché mia moglie è nana e altrimenti o l'elicottero o tutte le volte che devo aprire il portone gli ci vuole la scala, quindi l'ho messo a 50 cm, se mi sente mi ammazza. Quindi sopra 50 cm e sotto 30 cm. Ora, essendo che qua per mettere questo paletto sono dietro la sezionatrice verticale, andiamo a mettere il paletto sotto e poi ovviamente la lavorazione sarà uguale per quanto riguarda sopra. Poi andremo a vedere come mettere la piastrina, perché sopra
metterò la piastrina incassata nel braghettone, mentre sotto a pavimento farò il foro nella piastrella a casa mia, perché non ho fatto il traverso inferiore, quindi metteremo solo la piastrina sul paletto superiore. Il paletto in questione è largo 16 mm ragazzi ed è profondo 13, quindi devo andarla a incassare nella mia battuta. La mia battuta, questa qua, è esattamente 30 mm, quindi calcoliamo che è 16 mm, rimangono 14 mm, io vado a lasciare 7 mm da un lato e dall'altro. Ovviamente non serve marcarlo da tutte e due le parti, basta che ci posiamo su sto filo e poi in automatico rimarrà 7 mm. Anche se fossero 6 non comporta nessun problema, l'importante è che rimanga all'interno della nostra battuta, ok? Non andiamo mai a mettere il paletto a filo, perché non si fa. Il paletto deve essere incassato nella nostra battuta. Per fare questa lavorazione usiamo una fresa piatta senza cuscinetto, ora ve la faccio vedere. Questa è la fresa con la quale ho eseguito le battute. Guardate come si è impastato questo legno sulla fresa, ragazzi, è un legno molto molto unto, molto molto grasso, perché è un legno molto molto vecchio e una volta non levavano tutto quello che levano ora dal legno per fare carta e quant'altro. Ho regolato la mia fresa in modo e maniera che sia quel mezzo millimetro più scarsa del mio paletto. E cosa ho fatto? Ho messo lo scontro in modo e maniera da avere la misura precisa, vedete? Ho messo lo scontro preciso, ok? Quindi ora il mio scontro va a battere esattamente qua, vedete? E la mia fresa più giù non può andare, quindi io sono sicuro adesso che quello sarà il mio massimo che la fresa mangerà. Ora cosa faccio? Ovviamente non posso entrare un centimetro e mezzo di colpo, quindi cosa faccio? Ho la mia levetta, mollo e regolo la fresa che mangi circa la metà dello spessore e farò la prima passata, dopodiché abbasserò ovviamente la fresa a fondo corsa e darò la seconda passata. Regolo il tagliente sul segno e blocco la mia guida in modo e maniera da arrivare all'incirca sul segno. Come ho già detto ragazzi, non serve il millimetro perfetto, l'importante è che mi rimanga nella mia battuta, possibilmente abbastanza centrato. Dopodiché cosa faccio? Ovviamente devo andare a calcolare la lunghezza della mia fresata, ok? Andiamo a vedere. Tenendo il paletto a filo, il mio paletto è 30 cm ragazzi, ma non dobbiamo fare la fresata fino in cima, perché altrimenti poi è un problema. Allora, come potete notare, il paletto qua parte inclinato, ok? Quindi noi la fresata la dobbiamo far andare circa da questo segno qua mezzo centimetro più avanti, dopodiché questo pezzettino qua lo faremo a mano, ok? Perché poi proprio in questo punto qua abbiamo la vite di fissaggio. Quindi cosa facciamo noi? Tenendo il paletto a filo sotto, marchiamo questo punto e aggiungiamo circa mezzo centimetro. E con una squadra tiriamo una riga. La nostra fresata, con la nostra fresatrice, dovrà arrivare esattamente fino a questo segno. Vedete? Abbiamo dato la prima passata, ragazzi. Ora abbassiamo la fresatrice allo scontro e diamo la passata definitiva.
Come possiamo notare, ragazzi, rimane quel mezzo millimetro fuori ed è preciso, preciso, però ora dobbiamo ancora andare a finire l'incastro. A questo punto cosa facciamo, ragazzi? Giriamo il paletto al contrario e ci teniamo perfettamente a filo sotto. Ci marchiamo con una matita la fine del nostro incastro e andiamo a farlo a mano con martello e scalpello. Facciamo questo pezzettino di incastro con questa all'incirca con questa inclinazione, stando attenti che l'ultimo pezzettino sarà lo scontro preciso del nostro paletto. Quindi andiamo giù in discesa. L'inizio lo lasciamo dritto qua, quindi partiremo circa mezzo centimetro più avanti con la discesa del nostro incastro. Ecco fatto, ragazzi, paletto montato nel modo corretto. Abbiamo messo due viti da 25 un po' più spesse, ragazzi, poi quando l'avrò verniciata, laccata, le andrò a sostituire con delle viti da 2,5 per 35 in modo che la testa non esca fuori dal paletto. Ovviamente poi le metterò ottonate. Quindi se noi andiamo e giriamo, ecco qua che il nostro paletto esce. Il paletto lavora nel modo corretto e ora con lo stesso metodo vado a montare quello superiore. Eccoci qua, ragazzi, stessa identica maniera, ho montato quello superiore. Anch'esso lavora nel modo corretto. Ora andiamo, agganciamo l'anta perché sopra dobbiamo andare a mettere una piastrina che ora vi faccio vedere. Nella parte superiore, ragazzi, dove il paletto aggancerà nel telaio, perché come detto dall'altra parte mi aggancerà nel pavimento, bucherò la piastrella quando andrò a montarla, vado a mettere questa semplice piastrina di rinforzo nella mia anta, ok? E questa qua ovviamente la andiamo a incassare e la fisseremo nel telaio. Ma andiamo a vedere come marcare il punto esatto dove fare questa lavorazione. A questo punto, ragazzi, abbiamo agganciato di nuovo l'anta fissa. Vedete? Quindi cosa facciamo, ragazzi? Alziamo, posiamo un tacco in battuta in modo che l'anta rimanga aperta. Apriamo il paletto e facciamo uscire il paletto sopra, dopodiché diamo un goccio di vinavil sulla testa del nostro paletto, chiudiamo il paletto, leviamo il tacco, abbassiamo e marchiamo, muovendo, vedete, il paletto avanti e indietro, marchiamo il foro, vedete? Ecco la nostra marcatura, ragazzi. La marchiamo con la matita. Marcando l'estremità di quello che ha marcato la colla. Posizioniamo la nostra piastrina all'interno.
E all'interno dobbiamo avere tutto il segno di matita. Tutto all'interno del nostro foro. A questo punto tracciamo l'esterno della nostra piastra e andiamo ovviamente a fare l'incastro, non il buco ragazzi, facciamo l'incastro esterno perimetrale, il buco lo andremo a fare in un secondo momento. Fatto questo, marchiamo il foro interno e facciamo un foro con una punta da 10 mm. Mettiamo un pezzettino di nastro in modo da andare circa giù un centimetro e mezzo e facciamo il foro. E andiamo a bloccare con due vitine da 3,5 x 16, poi saranno tutte da sostituire una volta verniciate. Andiamo a provare e vedere il risultato finale. Diciamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il paletto aggancia e sgancia liberamente senza fare nessuno sforzo e l'anta è bella ferma. Quindi l'abbiamo incassato nel modo corretto. Quindi ragazzi, il casino in sto periodo in officina è all'ordine del giorno. Quindi per questo video è tutto. Abbiamo imparato una lavorazione nuova. Abbiamo visto come incassare e montare nel modo corretto i paletti in un'anta di una finestra, di una porta, di quello che vogliamo. Quindi ricordati di iscriverti al canale. Qualcuno mi ha detto: Diego, come fai a essere solo a 30.000 iscritti? Spieghi tutto nel minimo dettaglio. Ovviamente non sono video professionali più di tanto, ora mi voglio attrezzare con occhialini o telecamera in modo da fare magari, che ne so, un'ora, un'ora e mezza di diretta, proprio diretta, vediamo, ora sto guardando un po' in giro, vediamo un po'. Non lo so ragazzi come faccio a essere solo a 30.000 iscritti, io sono contento di chi mi dice queste cose qua, si vede che tanta gente non ha voglia di imparare e guarda più il lato estetico di un video. Io vado meno, un po' meno al lato estetico, ma vado un po' più alla sostanza. Quindi chi è in questo canale sta imparando e me lo dimostra ogni giorno, e a me basta quello. Chi si vuole iscrivere per imparare è libero di farlo, chi non vuole farlo è libero di non farlo. Quindi per questo video è tutto ragazzi, stiamo crescendo piano, piano in questo periodo, ma stiamo crescendo. A me quello che importa è questo. Quindi terzo anno di scuola di falegnameria, vi aspetto numerosi perché stiamo costruendo una porta in massello. Ci vediamo alla prossima sul canale Anche Libero. Un saluto a tutti da Diego. Iscriviti, è un click, non costa niente e tu impari un sacco di cose. Ciao!